Un sit-in di protesta dinanzi all'ospedale di Lanciano da parte dei sindacati Nursing Up, Nursing CGL per manifestare contro la decisione della ASL di spostare del personale dagli ospedali di Lanciano ed Ortona a Chieti, ma anche per portare ancora una volta all'attenzione quella che è una cosa che voi definite un'emergenza sull'emergenza. Patrizia Bianchi. Esatto, l'emergenza sull'emergenza è costituita proprio dal fatto che i nostri organici già sono all'osso, per cui prendere del personale da noi perché nel frattempo si è dormito sugli allori, molto probabilmente è una scelta veramente scellerata. Che cosa è successo nel corso degli anni, di questi due anni? Le vicine aziende hanno offerto dei contratti ammiccanti al personale infermieristico, agli OSS, e nel frattempo chiaramente la nostra azienda questo non l'ha fatto. Non l'ha fatto a discapito, ecco, di questa situazione che si è creata. Poi ha avuto tutto il tempo di organizzare un nuovo personale per il nuovo reparto Covid di Chieti e non l'ha fatto, e oggi ci depaupera ancora di più, perché abbiamo interrotto tante attività nell'ospedale di Lanciano e in quello di Ortona che non sappiamo quando si rinizia. Vincenzo Pace, del Nursing, della pianta organica, secondo lei? È assolutamente insufficiente e carente. Infatti è qui che nasce la nostra protesta, perché ci saremmo aspettati dall'azienda un piano assunzioni corposo, anche e soprattutto perché le graduatorie sono vigenti, ci sono 100 OSS previsti da dover assumere già da ottobre, siamo a gennaio in piena pandemia e non sappiamo che fine fanno questi OSS. Contestualmente adesso anche gli infermieri, abbiamo delle graduatorie di avvisi redatti proprio per il Covid, esattamente come fanno Pescara e le altre aziende sanitarie. Perché non recuperare quelle graduatorie e cercare di recuperare personale infermieristico da assumere? Presente anche la CGL, Carmine Gasbarro. Sì, vabbè, io niente, sono in linea con quello che dicono i colleghi, perché diversamente non si potrebbe. Qui il fatto che non è soltanto discorso di Lanciano, ma è tutto il presidio dell'ASL, insomma, alla fine, che va da Chieti fino ad Atessa, insomma, ogni lavoratore non deve sentirsi solo, perché noi siamo presenti. Qui quello che contestiamo è semplicemente anche come vengono maturate queste decisioni, praticamente, che non veniamo comunque coinvolti nei tavoli strategici, perché poi dobbiamo rincorrere attraverso quello che ci segnalano i lavoratori cose, oppure apprendere attraverso le testate stampa, praticamente, cose che dovrebbero essere messe sul campo prima. Lavorate insomma insieme, tra virgolette, con tutta la parte sindacale, in modo tale che poi vengano sviluppate delle condizioni utili che se non fatte in maniera corretta si ripercuotono sui lavoratori, sulla loro vita, familiari e inevitabilmente sui pazienti, praticamente. Quindi questo è il senso. Al sit-in hanno partecipato anche il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, il segretario provinciale del PD Leo Marongio ed altri esponenti politici locali.